Partiamo dal capitolo NBA. Dopo un anno disastroso a Sacramento eri arrivato a Charlotte, ti sei trovato bene e adesso devi nuovamente ripartire da Atlanta. Cosa ti aspetti da questa esperienza? No, è una stagione importante per me, anche perché comunque sarò free agent a fine della stagione, quindi mi inizia questa avventura con Atlanta molto carico. Ero stato molto bene anche a Charlotte, però è successo durante l'estate appunto questa trade che mi ha portato ad Atlanta e sono molto, ripeto, carico, perché comunque è una squadra in cui conosco già alcuni giocatori, conosco l'allenatore, quindi ci sono, diciamo, tutte le carte in tavola per far bene. Quindi adesso però ovviamente penserò alla nazionale, cercheremo di fare grandi cose e per poi pensare alle mie e fare bene. Sul fronte nazionale invece come trovi il gruppo di quest'anno senza Bargnani? No, è un gruppo interessante con alcune facce nuove, quindi avremo la possibilità di conoscerci meglio, avremo la possibilità di lavorare bene e partiamo carichi. Abbiamo tanta voglia di confrontarci, di crescere come giocatori sia fuori dal campo che dentro il campo, quindi abbiamo tutti, secondo me, presupposti per crescere, questo secondo me è una cosa importante. E in questo europeo quante pensi siano le nazionali che possano dar fastidio all'Italia? Guarda, abbiamo ovviamente guardato un po' le squadre e la Serbia secondo me rimane la squadra per adesso non è più forte, però ovviamente vedremo man mano. Adesso noi, secondo me, la cosa importante che dobbiamo fare è pensare a noi stessi, cercare, come dicevo appunto prima, di migliorare giorno dopo giorno e di arrivare, diciamo, pronti per questo europeo. Grazie mille.